ripartono dalla base per iniziare a consolidare il progetto politico di alternativa al centrodestra anche sul territorio. Ieri a Ragusa il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, insieme a parlamentari nazionali e regionali locali e ancora sindaci e consiglieri del partito, ha incontrato gli attivisti e chi intende affacciarsi ai gruppi territoriali che costituiranno la base del nuovo corso pentastellato voluto dall'ex premier Giuseppe Conte. Una lunga riunione, la prima in presenza, che apre agli incontri mensili che Di Paola ha intenzione di svolgere periodicamente in tutta l'isola per gettare le basi della nuova struttura del movimento che partirà proprio dai gruppi territoriali. Tra i primi 8 già costituiti c'è anche Gela, che con i suoi 30 iscritti si candida ad essere uno dei più numerosi dell'isola. Entro settembre-ottobre andremo a regime con una ventina, trentina, anche ci spingeremo a 40 di gruppi territoriali in giro per tutta la Sicilia. Continueremo poi a formare. Il gruppo territoriale darà linfa vitale all'interno di quelle comunità per l'azione del Movimento 5 Stelle e per fare in modo che sempre più siciliani possano capire che una speranza, oltre il governo di destra che sta governando a livello nazionale, a livello regionale, che tanto male sta facendo, c'è ed esiste. A Ragusa ieri c'erano quasi tutti i big pentastellati siciliani, a partire dai due senatori gelesi, Chetti Damante e Pietro Lorefice. Si aumenta l'intensità nel riprendere il contatto con i territori, con le piazze, con i quartieri, perché è giusto così. Dopo la grande tornata, diciamo, dello scorso autunno, perciò elezioni regionali e nazionali, finite le amministrative, ora abbiamo una prospettiva di medio periodo dove ci vedrà impegnati settimanalmente a riprendere i temi nostri dal Movimento 5 Stelle, partendo dalla base valoriale che il nostro gruppo politico non ha mai perso, e con l'entusiasmo che è tornato anche grazie alla guida attenta del presidente Giuseppe Conte, ma anche degli altri nostri coordinatori regionali, provinciali e di tutti i rappresentanti e portavoce che ancora sono presenti in gran numero anche in Sicilia. Intanto si torna nelle piazze con i banchetti per la raccolta firme per il salario minimo, uno dei cavalli di battaglia del movimento, iniziativa fortemente voluta dallo stesso presidente Conte, che ieri è intervenuto in videocall da Cernobbio. Tra gli interventi di Di Paolo e Conte anche quello dell'ex ministro Nunzia Catalfo, che ha cercato di dare indicazioni soprattutto sul versante tecnico, annunciando iniziative esplicative su questo tema, tra cui numerosi webinar. Stiamo raccogliendo le firme per portare al governo nazionale e anche al governo regionale far capire che non è possibile che aumenta tutto, aumenta la benzina, aumentano i generi alimentari e gli stipendi dei siciliani, gli stipendi degli italiani rimangono sempre gli stessi, e soprattutto ci sono moltissimi italiani, moltissimi siciliani che guadagnano meno di 9 euro l'ora, assolutamente no, 9 euro deve essere la soglia minima di guadagno. L'abbandono dell'area industriale di Brucazzi è stato più volte segnalato dagli imprenditori insediati. Anche l'amministrazione comunale è consapevole della necessità di un cambio di rotta, ancora difficile però da decifrare. Gli uffici tecnici di IRSAP intanto hanno concluso le procedure per l'affidamento delle attività di fornitura dei nuovi sistemi di videosorveglianza. Dovrebbero assicurare una copertura integrale e ridurre l'incidenza dei raid vandalici e dei furti che spesso colpiscono le strutture produttive presenti nel perimetro. Il progetto si concentra sull'area Nord 2 e su quella Nord-Est. L'ammontare dei costi si aggira intorno ad 1 milione di euro. I fondi arrivano da un accordo interdipartimentale sottoscritto ad inizio anno tra il Dipartimento regionale della programmazione, il Dipartimento regionale della protezione civile, il comando del corpo forestale, il Dipartimento regionale delle attività produttive e la stessa IRSAP. Decisivi sono stati gli stanziamenti del PON Legalità FSR FSE 2014-2020. L'investimento riguarda anche l'area industriale di Catania. L'appalto per la fornitura è andato a conclusione della gara ad un'azienda specializzata della provincia di Vicenza. I nuovi sistemi di videosorveglianza per quanto riguarda l'area industriale locale dovrebbero quindi garantire un presidio ulteriore. Più in generale, tanti imprenditori insediati nell'area industriale lamentano l'assenza di servizi. Anche il punto della sicurezza però è un aspetto più volte sottolineato anche in incontri con le istituzioni.
E solo grazie alla caparbietà delle associazioni gelesi se ieri sera ha avuto luogo il 7° Palio dell'Alemanna. Seppur per una sola serata rispetto alle due degli anni precedenti, il centro storico di Gela ha potuto fare un viaggio nel tempo, in cui la storia ha ripreso vita attraverso costumi e strumenti del tempo. Siamo al 7° anno del Palio dell'Alemanna, ma il rischio di perdere anche questa tradizione c'è, perché non c'è un movimento a livello amministrativo per questo palio. Non essendoci fondi, non ci sono interessi. Vedete, il palio quest'anno, al solito noi facciamo il palio di 2 giorni, quest'anno l'abbiamo fatto solo per 1 giorno, perché come associazioni ci siamo voluti intestardire e dire la tradizione non va mollata. Sono stati il gruppo archeologico Geloi, le associazioni Gela Famiglia, la Casa del Volontariato, il CAF, la Gesci Gela 5, la Croce Rossa Italiana, il Corpo dei Volontari per il Soccorso e i Soccorritori di Malta a lavorare incessantemente affinché il palio potesse avere luogo. È la prima volta per noi. Quindi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora per dare lustro alla nostra città, la città di Gela, e quindi siamo molto contenti di insomma partecipare a questo palio. Abbiamo partecipato a tutte le edizioni sin dalla sua prima appunto edizione. Quest'anno sarà un'emozione diversa e non vediamo l'ora. Anche quest'anno le associazioni della casa hanno contribuito alla realizzazione di questo bellissimo evento per la nostra città. Ospiti dell'evento, i Cavalieri della Vittoria di Plutia e le Donne di Plutia, che hanno contribuito a rendere ancora più caratteristico il tradizionale palio gelese. Ad assistere alla parata medievale centinaia di cittadini gelesi e non solo, tanti gli abitanti dei paesi limitrofi che hanno popolato il centro storico. Questo è un dato evidente della voglia di Gela di fare un salto di qualità e divenire una meta turistica sfruttando la storia che la città vanta. Nella piazza distante alla Chiesa Madre si è svolto il torneo regionale degli sbandieratori organizzato da ASI e dall'Associazione Sbandieratori di Gela, che ha gareggiato con gli sbandieratori dell'Agropirolese e gli sbandieratori di Sicula Aragonesis. Gli sbandieratori di Gela insieme agli altri sbandieratori siciliani si daranno battaglia in questo bellissimo palio. È la prima edizione per quanto riguarda il palio sbandieratori e poi da qui a seguire ovviamente sarà soltanto storia e tradizioni. Le scuderie che hanno partecipato all'evento medievale sono Equites Menarum e la scuderia Cafa Andrea. Sul piazzale della Chiesa Madre pochissimi gli stand presenti a causa del mancato contributo da parte dell'ente comunale. Lo facciamo per la città, perché la città è giusto che qualcosa deve vivere, solo che se lo faremmo tutti sarebbe ancora più bello. Cosa c'è in questo stand, signora? In questo stand ci sono molti corredi, molti ricami che facevano un tempo le nonne, le mamme, perché si dilettavano a fare roba di cucito, il corredo per i figli. Tra questi volontari della FIDAS che hanno donato palloncini ai più piccoli e distribuito dei piani informativi ai cittadini. I recenti tagli regionali di 3 finanziamenti del programma Patto per il Sud e ancora il più che probabile stop alla linea di rigenerazione urbana per il progetto della riqualificazione di Montelungo hanno nuovamente riportato alla ribalta il capitolo dei progetti già coperti con stanziamenti della regione oppure dei ministeri. A Palazzo di Città la questione tra le più delicate, ripresa anche nel vertice che la scorsa settimana il sindaco Lucio Greco ha convocato per mettere insieme tutti gli alleati e tracciare la linea da seguire fino alla conclusione del mandato. Sono tanti i fronti da verificare e potrebbe essere formalizzata una richiesta di monotematico. Il tema è ormai da tempo al centro delle attenzioni di progressisti e civici, il gruppo di una buona idea, già quando l'assessorato allo sviluppo economico era retto dall'ex vice sindaco Tarenziano Di Stefano ha più volte spinto sul pedale dei progetti. Lo scenario complessivo, con prossime scadenze decisive, non sembra così favorevole. Con l'eventuale richiesta di una seduta monotematica dell'assise civica, ci sarebbe la possibilità di affrontare tutti i punti che non hanno ancora una precisa direzione. Patto per il Sud ormai da anni deve sopportare la tagliola dei definanziamenti regionali. Agenda Urbana, programma partito a pieno regime con l'attuale amministrazione, ha finito per incorrere in una stasi generale e solo un'unica procedura ha visto l'avvio dei cantieri, quella del centro per anziani di via Siracusa. Qualità dell'abitare con interventi di riqualificazione per un totale di 30 milioni di euro ha da poco ottenuto una proroga delle scadenze più immediate. Ci sarà tempo fino alle ultime settimane dell'anno in corso. C'è poi la nuova programmazione
gestione 2021-2027, l'amministrazione comunale ha scelto di affrontarla attraverso l'unione dei comuni con Iscema e Butera, ma deve prendere il ritmo giusto, anche se su questo versante il tempo sembra non mancare. Il timore è vero, per questo si sta riflettendo sulla richiesta di un monotematico e dato dalla convinzione che gran parte dei programmi già finanziati si sia bloccata per il mancato aggiornamento delle piattaforme necessarie nel percorso di dialogo con Regione e Ministeri. Un'ipotesi che viene portata avanti anche rispetto alle sorti della riqualificazione di Montelungo, adesso in bilico per via delle decisioni del governo nazionale. Se la richiesta di monotematico, ne hanno discusso per ora informalmente i civici e l'agrilina Virginia Farrugia, dovesse pervenire alla presidenza del Consiglio, allora il dibattito sarebbe inevitabile. L'amministrazione dovrebbe così rispondere in aula delineando il futuro più immediato di investimenti utili non solo per nuove opere ma anche per generare occupazione. Perdere di vista l'intera dimensione dei progetti rischia di arrecare danni ulteriori. Fino ad oggi l'assessore Francesca Caruso e la dirigente Antonino Collura hanno sempre ribadito che l'attenzione è massima, seppur con uffici con poco personale e con il peso della crisi finanziaria del municipio che incombe. Il Gela Calcio perde davanti i propri tifosi contro il Siracusa, neopromossa in Serie D. La squadra ospite si porta in vantaggio all'undicesimo minuto con il primo gol di Russotto, che firma l'1-0 per gli azzurri. Passano 12 minuti e al Gela viene fischiato un calcio di rigore, sbagliato da Abate e siglato poi da Alves, il più lesto di tutti ad arrivare sulla sfera. Al 30° minuto Russotto raddoppia sul calcio di punizione, ma l'esterno destro d'Agosto pareggia nuovamente Conti e fa 2-2, risultato della prima frazione di gara. Nel secondo tempo il Gela cambia tutti i giocatori e il mister lascia molto spazio ai ragazzi della Juniores. Il Siracusa ne approfitta e segna prima con Benassi e poi con Bacca, complice una deviazione del difensore Minolfi che va a spiazzare il portiere basso. Il Gela dimostra nel primo tempo con i titolari di saper tenere testa ad avversari di un certo spessore e fa ben sperare i tifosi per la stagione di eccellenza che avrà inizio domenica prossima. I ragazzi si sono confrontati con una vera corazzata e diciamo che sono molto soddisfatto perché abbiamo provato e riprovato e abbiamo preso la consapevolezza che la squadra sta entrando pian pianino in un ritmo decisamente buono. Paternò si può considerare fra le squadre che comunque pretendono di vincere il campionato e ambiscono a vincere il campionato, visto comunque il blasone, quindi sappiamo bene che ci aspetta una partita molto difficile. Come ci arrivate? In quali condizioni fisiche sarà Rosi al completo? Ci arriviamo con qualche acciaccato perché di fatto ancora dobbiamo recuperare la forma dei vari Gambuzza, da vari Pedro, da Silva, insomma dei ragazzi che ancora devono prendere la vera condizione e quindi diciamo che lavoreremo sodo per arrivarci e farci trovare pronti. Per noi era un test fondamentale perché domenica si inizia subito forte con il Paternò, una squadra costruita per vincere, quindi per noi è stata una valutazione di gara per cercare di capire il nostro livello di squadra e di rosa. Sicuramente qualcosina ancora la stiamo valutando tra uscite e anche entrate e quindi mancano ancora 10 giorni, in questi 10 giorni proveremo più che altro ad arricchire la rosa e poi tutto sommato sono soddisfatto perché la squadra è quasi al completo, manca, ripeto, qualcosina e poi penso di aver chiuso per questa sessione estiva.